Abbiamo già cominciato a parlare in un precedente video della metafisica di Aristotele. Abbiamo visto i punti salienti, le prime definizioni, il problema della sostanza, della forma, della materia. Abbiamo già messo alcuni tasselli al loro posto, ma oggi dobbiamo concludere il discorso e arrivare a quello che è il vero culmine della metafisica aristotelica, cioè a Dio, passando anche attraverso il problema del divenire. Andiamo a cominciare. Come al solito, un po' di caffè ci aiuta ad affrontare meglio le questioni filosofiche e oggi abbiamo una questione effettivamente molto importante da affrontare ed è quella di partenza, che è quella cioè del divenire. Un problema che abbiamo visto aveva angosciato parecchio i filosofi antichi. Il divenire cos'è? Il divenire è il cambiamento continuo. Ricordate, abbiamo parlato con Parmenide, abbiamo parlato con Eraclito, in parte anche con Platone. Il continuo cambiamento. Un continuo cambiamento che però risulta molto difficile da spiegare dal punto di vista logico. E questo l'avevamo visto proprio con Parmenide, se vi ricordate. Perché cos'è il divenire? Il divenire, per definizione, dovrebbe essere il passaggio dall'essere al non essere. Ma, si chiedeva Parmenide, com'è possibile che dal non essere, cioè dal nulla, possa nascere il qualcosa? Questo è francamente impossibile, è inconcepibile. Quindi il divenire non si può spiegare. Aristotele decide di affrontare la questione da una prospettiva nuova, diversa, che ridefinisce i termini della questione e quindi risolve anche il problema. Infatti, secondo lui, il divenire non è, come diceva Parmenide, il passaggio dall'essere al non essere, quanto piuttosto il passaggio da un tipo di essere a un altro tipo di essere. Cioè, detto in altri termini, il divenire è una modalità dell'essere e il non essere col divenire non c'entra nulla. Per capire meglio cosa intende Aristotele, dobbiamo anticipare un discorso che in realtà alcuni libri di testo riportano all'interno della fisica, perché in effetti riguarda principalmente la fisica. Ma visto che in questo caso metafisica e fisica sono in qualche modo legate, conviene appunto anticiparlo, ed è il discorso che riguarda il movimento. Perché Aristotele delinea diversi tipi di movimento, in particolare quattro tipi di movimento. Il primo è il movimento sostanziale, il secondo è il movimento qualitativo, il terzo è il movimento quantitativo e il quarto il movimento locale. Ve li spiego brevemente, anche se poi in fisica in parte li riprenderemo. Partiamo dall'ultimo, che è quello più facile da spiegare. Il movimento locale è il movimento propriamente detto, quello che noi moderni chiamiamo movimento, cioè prendere una cosa e spostarla da un luogo locale a un altro. Ok? Questo è un movimento ed è quello più facile da capire. Il penultimo di quelli che abbiamo elencato è il movimento quantitativo, che consiste nel mutamento, diciamo, di caratteristiche misurabili. Infatti consiste nell'aumento o nella diminuzione, dice Aristotele. Ad esempio, banalmente, se io inizio a mangiare molto e ad ingrassare, il mio corpo aumenta di peso. Questo aumento di peso è definito da Aristotele una forma di movimento, movimento appunto quantitativo, perché aumenta la quantità di peso in questo caso. E il movimento qualitativo, il secondo che avevamo elencato, è molto simile, perché consiste nell'alterazione o mutamento, cioè nella modificazione di alcune caratteristiche qualitative, appunto. Ad esempio, io posso diventare più intelligente, posso diventare più bello e così via, no? Quindi sono sempre mutazioni che però Aristotele identifica come movimenti. In effetti, d'altronde, a ben guardare, si tratta anche di movimenti, no? Perché quando io aumento di peso, c'è un movimento di sostanze che entrano nel mio corpo e lì rimangono. Quando io, diciamo così, divento più bello, è perché si muovono le cellule del mio corpo e prendono forme nuove. Insomma, sono comunque riconducibili a forme di movimento. Ma la cosa che più interessa a noi adesso in metafisica è il primo tipo di movimento, cioè il movimento sostanziale. Il movimento sostanziale è infatti un movimento che coinvolge, come dice la parola, la sostanza, cioè, come abbiamo detto, la vera essenza delle cose. Consiste nella generazione e nella corruzione delle cose. Cioè, ad esempio, quando nasce un bambino, chiaramente lì c'è un movimento sostanziale, cambia la sostanza di quella cosa. Quando un uomo muore, chiaramente cambia la sostanza di quella cosa. Prima è un uomo, poi è un cadavere, capite? C'è un mutamento, un cambiamento. Un movimento, direbbe Aristotele.
Ora avrete già notato che il divenire è strettamente legato a questi tipi di movimento, in particolare direi i primi tre: movimento sostanziale, movimento qualitativo e movimento quantitativo. Sono tutte e tre forme di divenire, no? Perché quando io divento più bello o divento meno bello, invecchio, mi vengono le rughe, ovviamente è una forma di divenire. Quando io ingrasso, dimagrisco, ovviamente è una forma di divenire. Quando io muoio, è una forma di divenire. Sono tutte forme di divenire. La differenza tra il movimento sostanziale e gli altri due, quello qualitativo e quantitativo, è che il movimento qualitativo e quantitativo riguarda delle caratteristiche accidentali dei corpi. Il movimento sostanziale invece riguarda la sostanza. Vi ricordate quali sono le caratteristiche accidentali? Cioè quelle che ci sono, ma potrebbero anche non esserci. Ad esempio, io ho la barba, ma io se mi tagliassi la barba cambierei. Cambierebbe la mia qualità, quindi vivrei un movimento qualitativo, ma sarei sempre un uomo, non cambierebbe la mia sostanza, capite? Quindi, quando riguarda il taglio della barba, l'aumento di peso, la bellezza e la bruttezza, le rughe, i capelli bianchi o non bianchi, questi sono tutti movimenti, ma sono appunto o qualitativi o quantitativi, perché riguardano sempre caratteristiche accidentali. Quando io invece cambio la mia sostanza, o io o ogni cosa cambia la sua sostanza, in quel caso cambia non la caratteristica accidentale, ma la caratteristica sostanziale, cioè la vera essenza di quella cosa. Riflettendo meglio su questo movimento sostanziale, Aristotele arriva ad elaborare due nuovi concetti che bisogna comprendere molto bene perché sono fondamentali in questa parte della sua metafisica, e sono i concetti di potenza e di atto. Diamo una definizione. La potenza è la possibilità da parte della materia di assumere una determinata forma. L'atto invece è la realizzazione di tale potenzialità. Ora, vi ho dato le definizioni, dette così possono sembrare un po' astruse e complesse, in realtà sono più semplici di quello che sembrano. Facciamo anche in questo caso un esempio concreto. Allora, un pulcino è un pulcino, ma è destinato a diventare una gallina. Ok? Cioè, è un pulcino in atto, ma è una gallina in potenza, perché è quello che può diventare, è quello che può sostanzialmente diventare, cioè dal punto di vista della sostanza. Nella sua essenza c'è scritto, nel suo codice genetico, potremmo dire oggi, c'è scritto che il suo destino, a salvo di problemi, incidenti, di percorso, è quello di diventare una gallina. Un bambino è un bambino in atto, ma è un adulto in potenza, ovviamente, cioè potenzialmente può diventare un adulto. Quando diciamo potenzialmente, è quello che Aristotele intende dire quando dice in potenza. In atto è una cosa, in potenza è un'altra. Quando poi passerà del tempo e la potenza si realizzerà, cioè il bambino diventerà adulto, allora il bambino diventerà adulto in atto, perché l'atto è la realizzazione della potenza, no? Si parte da un atto, un bambino. C'è un atto futuro che deve ancora realizzarsi, l'adulto. La potenza è il passaggio dall'uno all'altro, e quando si completa questo passaggio, l'atto vecchio non c'è più e compare l'atto nuovo, l'adulto. Capite? Quindi, se questo è vero, date queste premesse, cos'è il divenire? Il divenire viene definito così da Aristotele: è il passaggio dalla potenza all'atto, cioè ciò che avviene quando una potenzialità si realizza. Lì c'è il divenire. Detto questo, Aristotele fa notare alcune conseguenze di tutto questo discorso. La prima conseguenza riguarda il rapporto tra potenza e atto e il parallelo tra materia e forma. Perché vi ho detto che la potenza è la possibilità da parte della materia di assumere una certa forma. Quindi c'è un legame. Allora, dice così Aristotele: la potenza sta alla materia come l'atto sta alla forma. Usa quasi una proporzione, no? Ripeto, la potenza sta alla materia come l'atto sta alla forma. Cosa significa? Significa che c'è un rapporto da un lato tra potenza e materia, dall'altro tra atto e forma. Per capire meglio questo rapporto, potete aiutarvi con un esempio mentale che abbiamo già citato in realtà quando abbiamo parlato di materia e forma. Pensate a un blocco di marmo che lo scultore dovrà scalpellare per creare la sua statua. Ora, questo blocco di marmo è pura materia quasi, perché è spesso informe all'inizio, no? E lo scultore lo lavora fino a far emergere una forma. Inizialmente il blocco di marmo quindi è materia ed emerge la forma. Inizialmente, d'altronde, il blocco di marmo è
pura potenza, potremmo dire, perché di fatto non è nulla. Sì, è un blocco di marmo ovviamente, ma è ancora qualcosa che può diventare una statua, ma non lo è ancora. Quando poi lo scultore l'avrà lavorato, sarà una statua, sarà diventato qualcosa, una statua in atto. Allora, come vedete, quando emerge la forma, emerge anche l'atto. All'inizio, prima di questo percorso, c'è una materia che spesso è informe, ma che spesso è potenzialmente formata. Capite? Quindi, ripeto, la potenza sta alla materia, come l'atto sta alla forma. Aristotele fa inoltre notare che tra potenza e atto non c'è un rapporto, diciamo così, alla pari, perché l'atto ha la priorità rispetto alla potenza da tre punti di vista: dal punto di vista gnoseologico, dal punto di vista cronologico e dal punto di vista ontologico. Ve li spiego velocemente. Dal punto di vista gnoseologico, perché gnoseologia riguarda, vi ricordo, la conoscenza. Perché l'atto ha la priorità, la precedenza? Perché ogni potenza, per essere compresa e conosciuta, necessita che noi conosciamo prima l'atto verso cui quella potenza si dirige, no? Per dire che un bambino è in potenza un adulto, io devo sapere cos'è un adulto. Quindi per conoscere la potenza devo prima conoscere l'atto. Okay? Quindi dal punto di vista conoscitivo c'è prima l'atto, poi c'è la potenza. Dal punto di vista cronologico, perché l'atto precede la potenza? Perché vi ho detto che la potenza è il passaggio da un atto A a un atto B. C'è il bambino, atto A, c'è l'uomo, atto B, e la potenza è il passaggio dall'uno all'altro. Allora, ovviamente, parte la potenza da un atto. Perché ci sia la potenza che da A va a B, bisogna che ci sia A. Quindi, l'atto di partenza viene prima, cronologicamente, della potenza, ovviamente. Quindi questa è un'altra forma di precedenza. Infine, c'è l'aspetto ontologico, in che senso? Nel senso che, abbiamo detto, la potenza è il passaggio da un atto A a un atto B. Allora, l'atto è la causa, cioè ciò che dà il via alla potenza, la direzione, perché la potenza va verso l'atto B, e il fine, lo scopo della potenza. Quindi, di fatto, la potenza è completamente subordinata all'atto, parte da lì, arriva, parte da un atto, arriva sempre a un atto e il senso, il fine, la direzione del suo procedere è sempre verso l'atto e quindi l'atto ha la priorità. Attenzione poi a una cosa, quando parla di potenza ed atto, Aristotele non parla tanto di potenzialità accidentali, parla soprattutto di potenzialità sostanziali. Cioè non parla del fatto che io potenzialmente mi potrei tagliare la barba, non gli interessa questo. Parla del fatto che io potenzialmente sarò un cadavere prima o poi, ok? Sarò un vecchio, se volete, e poi un cadavere, ok? Perché? Perché lui intende studiare proprio i passaggi di sostanza, i movimenti sostanziali, il divenire vero e profondo delle cose. Ora, questo passaggio, questo divenire sostanziale, questo movimento è sempre caratterizzato per Aristotele dalla necessità. Cioè, da un bambino può derivare solo un adulto. È vero che il bambino può disgraziatamente morire prima di diventare adulto, ma non è che ha tante possibilità davanti, che può essere un adulto, un drago, un mobile. Ha una strada davanti, ok? Che poi magari non si idealizza, però ha una strada. Ok? Quando vi dicevo il bambino diventa l'adulto, è potenzialmente un adulto, perché quella è l'unica strada che gli è concessa, che magari si interromperà, ripeto, prima del tempo, ma non ha alternative. Ok? Mentre se il tenere la barba o non tenerla, diventare simpatico oppure no, lì ci sono molte più alternative. Ma la sua sostanza ha una strada ben dritta ed è una strada necessaria, si dice in filosofia, un'unica strada possibile. Inoltre bisogna anche sottolineare che questo movimento sostanziale, questo divenire, ha sempre, quindi, come abbiamo un po' detto anche prima con l'esempio, una causa efficiente e una causa finale. Cioè c'è qualcuno, causa efficiente, vi ricordate le quattro cause, qualcuno che dà il via, che fa la cosa. La causa efficiente di un tavolo è il falegname, no? Quindi c'è una causa efficiente del divenire, qualcuno che, tra virgolette, spinge avanti il divenire. E c'è una causa finale che è lo scopo, il punto d'arrivo, la direzione del divenire. Ok? Quindi c'è una causa efficiente e c'è una causa finale, ricordiamocelo bene. Inoltre, bisogna sottolineare questo: se il divenire è una strada necessaria, come abbiamo detto, significa che c'è una vera e propria catena, no? Il bambino diventa l'adulto,
L'adulto diventa il vecchio diventa il cadavere diventa cibo per i vermi, il cibo per i vermi diventa humus e via così. Ogni cosa ha una sua strada del divenire, che è già scritta in qualche modo, che può essere più lunga o più corta a seconda delle circostanze e delle evenienze, ma è una strada necessaria. Quindi noi possiamo, in un certo senso, creare una, elencare, potrei dire anche, una vera e propria catena del divenire, un elenco di tutti i passaggi previsti. Abbiamo detto però che il divenire è il passaggio dalla potenza all'atto, quindi se io costruisco una catena del divenire, costruisco una catena in cui c'è sempre potenza, atto, potenza, atto, potenza, atto. O meglio, atto A, potenza, atto B, potenza, atto C, potenza, atto D e così via, via, via. Ok? Posso farla molto lunga, ovviamente, perché tutte le cose, io ripeto, diventerò quello che diventerò, ma prima ero un bambino, prima ancora ero una cellula, prima ancora ero spermatozoo e ovulo, prima ancora c'erano i miei genitori, i miei nonni. Questa catena può essere molto lunga, però non può essere infinita, dice Aristotele, deve avere un inizio e una fine. Allora, vediamo cosa troviamo a questi due estremi. Da un lato, abbiamo detto potenza, atto, potenza, atto, potenza, atto. Da un lato troveremo la potenza, che non è ancora atto, la pura potenza. E visto che, come vi ricordo, potenza è legata a materia ed atto a forma, oltre alla pura potenza troveremo la materia prima. Cioè, potremmo dirla anche così, all'origine di questa scala del divenire c'è quella che Aristotele ritiene essere una sorta di materia informe, un caos primordiale, un qualcosa che è potenzialmente tutto, da cui parte la catena del divenire, da cui parte la realizzazione della potenza, cioè potenza che trasforma gli atti, ma che non è ancora atto, non può essere atto, perché se fosse atto sarebbe la realizzazione di una potenzialità precedente, no? Se fosse atto vorrebbe dire che è il punto d'arrivo di una cosa che c'è prima. Se deve essere il punto di partenza e non un punto d'arrivo, bisogna che sia potenza senza essere atto, ok? E allo stesso modo bisogna che sia materia senza essere forma. Di fatto è quindi, ripeto, un caos informe, una materia prima, una pura potenza, la chiama così Aristotele, che è in fondo qualcosa di simile a quello che aveva già detto Platone, se vi ricordate, nel Timeo, quando aveva immaginato questa necessità, questo caos che il demiurgo plasmava per dar forma alle cose. Prima c'era questo caos informe. Questo è qualcosa di simile alla materia prima o alla pura potenza di cui parla anche Aristotele. Se questo è l'inizio, bisogna vedere cosa troviamo dall'altra parte, alla fine di questa catena, cosa troviamo all'altro estremo. Bisognerà trovare qualcosa che è atto puro, cioè atto senza essere potenza, perché se fosse potenza non sarebbe il punto d'arrivo, vorrebbe dire che può diventare qualcos'altro e quindi la catena continuerebbe. Noi vogliamo che finisca. Quindi il punto finale sarà necessariamente un atto puro, un atto che non ha nessuna potenzialità. E allo stesso tempo, visto che l'atto si lega alla forma, sarà anche qui una pura forma, una forma senza materia, perché se fosse anche materia, spingerebbe per diventare qualcos'altro, no? Se deve essere il punto d'arrivo del divenire, deve essere atto puro e forma pura. Che cos'è questo atto puro? Dall'altra parte abbiamo la materia informe, il caos. Da questa parte cosa abbiamo? Qualcosa che non è materiale, perché abbiamo detto che è forma pura, e che è piena realizzazione, è un atto senza essere potenza, è un atto che è già realizzato in sé, che non può diventare nient'altro rispetto a ciò che è. Questo punto d'arrivo, questo atto puro, non è altro che Dio. Vi ricordate quando abbiamo introdotto la metafisica? Abbiamo detto che la metafisica studiava la sostanza, studiava i principi primi, studiava l'essenza delle cose, mi hanno dato tante definizioni, ma avevamo anche detto che studiava Dio e la sostanza immobile e siamo arrivati finalmente al punto d'arrivo. Perché Dio rappresenta per Aristotele il culmine di tutta la metafisica, rappresenta, come abbiamo visto anche nella catena del divenire, il punto d'arrivo di ogni movimento, il punto d'arrivo di ogni mutamento, direi proprio il punto d'arrivo dell'universo, se vogliamo dirla tutta. Per spiegare meglio cosa intende con tutto questo discorso, Aristotele preliminarmente vuole intanto dimostrare l'esistenza di Dio. E attenzione perché questa che argomento, questa prova che Aristotele porta è la prima di una serie di tantissime prove, tantissime, tante prove, che vedremo nel corso di quest'anno, l'anno prossimo, per dimostrare l'esistenza di Dio,
ma è anche forse la più famosa, una delle più convincenti quantomeno. Aristotele in fondo è il primo che razionalmente tenta di dimostrare in maniera così chiara e logica l'esistenza di Dio. Abbiamo visto che gli altri lo davano o per scontata o comunque non la dimostravano, no? Aristotele invece si arma di ragionamento e formula una prova che ancora oggi, insomma, ha un senso, anche se magari la vedremo criticata nel corso dei secoli. Questa prova è la prova del movimento e si basa proprio sul movimento come lo abbiamo spiegato fino ad adesso. Dice questo: ogni cosa in natura è mossa da qualcos'altro. Attenzione, quando dico mossa, intendo mossa nel senso aristotelico. Vi ricordate che abbiamo detto che il movimento per Aristotele è di quattro tipi, no? Movimento locale, movimento sostanziale, movimento qualitativo, movimento quantitativo. Allora, ovviamente io posso muovere una tazza e per muoverla bisogna che sia io a muoverla, ma anche io mi sto muovendo perché sto divenendo, no? Sto cambiando nel tempo, ok? Quindi sto invecchiando. Chiaramente io sono mosso, certo, perché la mia catena del divenire ha avuto una causa efficiente, dicevamo prima, cioè qualcuno che ha dato la spinta, diciamo. E qual è quel qualcuno che mi ha dato la spinta? Nel caso mio specifico sono i miei genitori che mi hanno dato la vita e io poi l'ho data ai miei figli, eccetera. I genitori, prima dei miei genitori, erano i nonni e i bisnonni e così via. Capite? La catena può continuare. Allora, riprendo la prova. Tutto ciò che si muove, in senso ampio, è mosso da qualcos'altro. E questo qualcos'altro a sua volta è mosso da qualcos'altro ancora, e questo qualcos'altro ancora da una terza cosa ulteriore, e così via. Si potrebbe andare avanti in questo modo costruendo una catena che prosegue all'infinito, ma questo è illogico. Il movimento deve avere un inizio, deve esistere un motore che muove le cose, ma che a sua volta non è mosso da altro. Perché se fosse mosso da altro la catena continuerebbe. Bisogna che ci sia un punto d'origine, ok? Un motore immobile, dice Aristotele. Cioè, ripeto, qualcuno che muove senza essere mosso. Questo motore immobile chi potrà mai essere? Non può essere altri che Dio. Quindi Dio esiste. Questa è la prova. Detta nei termini aristotelici potrebbe non dirvi molto, però proviamo a rifletterci un attimo sopra. Come vi ho detto, ci rifletto magari un po' banalizzando alcune questioni, ma per farvi capire il meccanismo, e poi lo vedremo che banalizzo fino a un certo punto perché il modo in cui ve la spiegherò io adesso viene ripreso anche da altri filosofi. Comunque, io esisto. E perché esisto? Esisto perché i miei genitori hanno chiesto alla cicogna di portarmi e la cicogna mi ha portato, va bene? Così YouTube non ci mette questo video tra quelli vietati ai minori. Però ci volevano i miei genitori perché io esistessi. A loro volta i miei genitori, anche loro per esistere, hanno avuto bisogno dei loro nonni. E i nonni per esistere hanno avuto bisogno dei loro nonni, dei loro genitori che sono i miei nonni. E i nonni dei bisnonni, i bisnonni indietro. Io posso andare avanti con questa catena dei genitori, diciamo, questo albero genealogico di varie generazioni, no? Vari genitori, nonni, bisnonni, trisavoli e via andare, ma non posso andare avanti all'infinito, dico bene? Non posso pensare che l'uomo esista da tempo infinito e che quindi io esista perché sono il prodotto di una catena infinita. Non è possibile, c'è un inizio, ci deve essere un inizio, no? Allora io posso andare avanti, indietro, 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 indietro. Posso dire l'uomo deriva dalle scimmie, come dice Darwin, dice la scienza, va bene, però le scimmie, anche loro, possono andare indietro generazione in generazione. Vado indietro le scimmie, prima c'erano, che so, gli anfibi, e prima non c'era la vita sulla Terra, e prima c'era il pianeta Terra che si è formato, e prima, e prima, e prima, e prima, vado sempre più indietro, arrivo al Big Bang, e allora mi dico, ma questo Big Bang da dove ha avuto origine? Prima cosa c'era? Allora, vedete, questa catena non posso portarla avanti all'infinito. Se no, non posso andare avanti e dirmi sempre e prima, e prima, e prima, e prima, e prima. A un certo punto ci sarà pur stato un momento in cui tutto è iniziato. Un qualcosa che ha mosso il mondo, che ha dato la scintilla al mondo, pur senza averla ricevuta lui questa scintilla, cioè un primo motore, ok? Un primo creatore, un primo elemento divino che ha dato il via al mondo. Questo elemento è Dio. Poi possiamo dire che il Dio cristiano, che è qualcos'altro, che è una esplosione, possiamo dirla come vogliamo. Però Aristotele dice un primo motore ci deve essere,
una prima causa del mondo, una causa incausata, ci deve essere. Causa incausata vuol dire che è causa di quello che viene dopo, ma che non è causata da nient'altro. Perché Dio, se esiste, non può essere stato causato da qualcun altro, perché vorrebbe dire che è stato creato da qualcun altro. Dio, se esiste, è increato, incausato. E però avrebbe causato tutto il resto. La prova di Aristotele è quindi una prova, insomma, seria, convincente, anche ci hanno creduto, ci credono ancora molte persone da millenni, per dire quanto sia solida, fondata, intelligente anche, no? Poi magari uno dice, vabbè, io credo nel Big Bang, non credo nel Dio cristiano, vabbè, quello sì, ci può stare, Aristotele non dimostra che Dio sia fatto in un certo modo, dimostra però che ci deve essere un principio primo, diciamola così, ok? Un motore immobile. Apro una brevissima parentesi da mezzo minuto, perché vorrei farvi notare una differenza rispetto a Democrito, vi ricordate l'atomista? Perché? Qual è la differenza? Per Democrito, se vi ricordate, il movimento era una caratteristica intrinseca della materia, degli atomi. Cioè gli atomi non ricevevano il movimento da fuori, ce l'avevano dentro, era legato alla materia, al movimento. Per Aristotele invece il movimento, in senso ampio, ma anche quello locale, non è una caratteristica intrinseca della materia, è qualcosa che la materia riceve. Vi ho detto, ogni cosa è mossa da qualcos'altro. Per Aristotele il movimento, l'energia vitale, come vogliete chiamarla, è qualcosa di ricevuto, non già presente nella materia. Ok? La materia è inerte, riceve il movimento. Per Democrito invece non era così. Per Democrito la materia aveva già dentro il movimento. Questa è una prima differenza che poi nel corso dei secoli vedremo, avrà un certo seguito, però già possiamo già inquadrarla adesso. Allora, data la prova, detto cos'è più o meno Dio, cerchiamo di delineare meglio questo Dio, perché Aristotele poi ce lo riscrive, l'idea che lui ha di Dio. Allora, vediamo le caratteristiche più fondamentali. Prima cosa, Dio è atto puro. Abbiamo detto perché atto puro? Perché è il punto d'arrivo della catena. È atto senza essere potenza, perché non può diventare qualcos'altro. Dio non invecchia, Dio anche per tutte le religioni monoteiste, no? Dio è eterno e immutabile, non cambia. Non invecchia, non ringiovanisce, non muore, ovviamente. Quindi è atto puro, punto d'arrivo della catena del divenire, non cambia mai, non è potenzialmente nient'altro che se stesso, ok? Poi, seconda cosa, abbiamo detto prima, Dio è pura forma, cioè cosa vuol dire? Che è forma senza essere materia, il che implica che il Dio di Aristotele è un Dio immateriale, non ha corpo, ok? Come poi è per molte religioni, ovviamente, però non era così scontato nel mondo greco. Nel mondo greco, se ci pensate, Zeus, compagnia bella, si incarnavano, no? Facevano addirittura sesso con i terrestri, con gli esseri umani, insomma, cioè era discutibile che fossero incorpori, no? Per alcuni erano corpori, per alcuni incorpori. Aristotele mette la pietra sopra, per lui Dio è incorporeo. Ovviamente Dio è anche eterno, perché se non diviene, se non cambia, se non invecchia, non può essere altro che eterno. Ma soprattutto la caratteristica, forse su cui vale la pena rispendere più parole, è che Dio non è causa efficiente del movimento, ma causa finale del movimento. Cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che Dio, abbiamo detto, è immateriale, no? È senza corpo. Allora, come può Dio, che è immateriale, muovere le cose? Vi ho detto che ogni cosa è mossa da qualcos'altro, ma se lui non ha materia, non ha corpo, come può dare creazione al mondo? Come può plasmare le cose? In effetti il Dio di Aristotele non plasma le cose, non è come il demiurgo platonico che prendeva la materia e la plasmava prendendo a modello le idee, non lavora così. Il Dio di Aristotele non lavora proprio, potremmo dire, perché il Dio di Aristotele, ripeto, non è causa efficiente del movimento. Cioè non è colui il quale muove le cose, l'autore del movimento, ma è la causa finale, cioè lo scopo del movimento. Cioè nell'universo di Aristotele non è tanto Dio che fa le cose, che plasma l'universo, ma è l'universo che si plasma da solo per tendere verso Dio. Cioè l'idea di Aristotele è che la materia informe, la materia primordiale, quella che abbiamo detto prima, la pura materia, la pura potenza, tende, è veramente affamata di forme, cioè vuole darsi una forma, il blocco di marmo vuole far emergere una forma, e allora viene come attratta dalla forma perfetta di Dio. Dio è forma pura.
Allora, la materia si autoplasma progressivamente per cercare di avvicinarsi sempre di più a Dio, per cercare di tendere sempre di più a Dio. Tende a migliorarsi, potremmo dire, no? Tende a far emergere la forma, in fondo diviene, passa dalla potenza all'atto, dalla potenza all'atto, dalla potenza all'atto, perché vuole tentare di avvicinarsi all'atto puro che è Dio. Quindi Dio non muove le cose. Sono le cose che si muovono tendendo verso Dio. È come se Dio fosse una calamita. La sua è una forza calamitante, si dice spesso, una calamita che senza far niente attira le cose. Anche Dio non fa nulla, non fa nulla, ma la materia tende verso di lui, perché la materia tende a avere come scopo la forma, l'atto, e quindi Dio. Quindi c'è uno scopo nell'universo. Vi ricordate che l'avevamo detto all'inizio parlando della metafisica, in parte anche della logica, di cos'è l'uomo, di qual è lo scopo della vita, lo vedremo poi anche in parte nell'etica ovviamente, ma già qua è abbastanza chiaro. Nell'universo tutte le cose hanno uno scopo. L'uomo, la materia, il sasso, il cane, tutto ha uno scopo e questo scopo è Dio, meglio ancora la perfezione divina. Tutto l'universo lavora, spinge, fatica per perfezionarsi progressivamente e avvicinarsi in questo modo a Dio. Capite? Quindi ripeto, Dio non muove, attira, tutto si muove, da solo si plasma per andargli incontro, per avvicinarsi a Lui, per muoversi verso di Lui, per replicarlo per quanto possibile, anche se in maniera ovviamente imperfetta. Per spiegare ancora meglio questa tensione verso Dio, Aristotele parla proprio d'amore, cioè il mondo ama Dio, il mondo vuole Dio. Vi ricordate cos'era l'amore per Platone? E in fondo Aristotele da questo punto di vista è d'accordo con lui. L'amore è sentire la mancanza di qualcosa, no? Eros è filosofo perché il filosofo è colui che sa di non sapere, cerca di sapere. L'amore è sapere di mancare di qualcosa e cercare di colmare questa lacuna. Allora il mondo ama Dio perché si scopre imperfetto e vuole colmare questa sua lacuna tendendo verso Dio, assomigliando a Dio. Difatti Dio è come un amato che attira l'amante, no? Quando uno si innamora di la persona X, viene attirata da lui senza che questa persona X faccia niente, no? Allora anche Dio fa la stessa roba. Noi amiamo Dio inconsapevolmente, tutto il mondo, tutta la materia ama Dio e lavoriamo, ci spingiamo verso di lui. La domanda casomai è: Dio ricambia il nostro amore? E la risposta è in realtà no. E qui c'è la prima vera e grossissima differenza tra il Dio di Aristotele e il Dio dei cristiani, ad esempio. Non la prima forse, perché anche il fatto che Dio non plasmi il mondo si autoplasmi, è già una differenza. Però questa è quella più rilevante. Il Dio di Aristotele non ama. Perché bisogna chiedersi cosa fa tutto il tempo questo Dio di Aristotele. Perché non crea il mondo si crea da solo. E Dio cosa fa? Dice Aristotele, Dio è un essere perfetto, pienamente realizzato. Ovviamente, cosa farà un essere perfetto? Vivrà la vita più perfetta. E qual è la vita più perfetta? Aristotele è convinto che la vita più perfetta sia la vita dedita al pensiero, alla riflessione. Okay? Quindi Dio pensa, pensa continuamente. La domanda è, d'altronde non ha corpo, non potrebbe fare molte altre cose se non pensare. La domanda è, a cosa pensa Dio? Ovviamente, se è l'essere più perfetto che c'è, penserà a qualcosa che sia degno di lui. Cioè penserà alla perfezione. Cioè, volete che pensi a noi che siamo imperfetti? No, dice Aristotele, penserà all'unica cosa perfetta che c'è nell'universo, cioè se stesso. Cioè Dio, lo dice così Aristotele, è pensiero di pensiero. Cioè passa tutta la sua esistenza, infinita ed eterna, a pensare a se stesso. Chiaramente non pensa a noi e non ci ama. D'altronde, riflettiamo ancora su cosa voglia dire amare per Aristotele barra Platone. Amare significa provare la mancanza di qualcosa, sentire di essere manchevoli. Ora, Dio è perfetto per Aristotele. Un Dio perfetto non può sentire la mancanza di qualcosa, perché se sentisse la mancanza di qualcosa sarebbe per forza di cose imperfetto, gli mancherebbe una qualità, una caratteristica. Se è perfetto non manca di nulla. E se non manca di nulla, per definizione non può amare, perché l'amore è mancanza, ok? Un essere perfetto non può provare amore. Quindi Dio non può amare la terra, l'uomo, la natura, niente non può amare. Passa la sua esistenza a pensare a se stesso e basta. Quindi ovviamente ogni
conseguenza, ogni opera devozionale, ogni nostra preghiera, ogni richiesta a Dio è fiato sprecato sostanzialmente. Dio non è un Dio, il Dio di Aristotele intendo, non è un Dio persona a cui ci possiamo rivolgere per chiedergli una mano, perché intervenga e ci ami e ci aiuti e ci sostenga. È un principio, per carità, esistente. Perché è là, è questo motore immobile che muove senza essere mosso e attira come una calamita. È importante per l'universo perché tutto l'universo va verso di lui, ovviamente. Non ci sarebbe l'universo stesso, il divenire, se non ci fosse lui, non ci sarebbero. Ma si disinteressa completamente del nostro mondo. Quindi per noi è un principio teorico quasi per la nostra vita, non ha influssi sulla nostra vita, non influenza le nostre vite, se non nella misura in cui noi tendiamo verso la perfezione come tutto ciò che ci circonda. Possiamo, ecco, eventualmente prenderlo a modello, quello sì. Vedendo la perfezione di questo Dio, possiamo cercare anche noi di vivere in parte una vita perfetta, simile almeno, che gli assomigli, e ne parleremo nell'etica. E anche la strada per la felicità, secondo Aristotele. Però, al di là di questo, al di là di prenderlo a modello come faremmo con un divo che non vediamo mai, con Dio non abbiamo contatti veri, reali, diretti. E quindi, insomma, è un Dio più dei filosofi che della vita concreta di tutti i giorni. Ovviamente siamo però di fronte anche a una visione in parte nuova, l'avevamo forse già accennato qualcosa nel Timeo di Platone, ma insomma Aristotele è il primo che pone in maniera così chiara una visione dell'universo di tipo teleologico. Cosa vuol dire teleologico? Vuol dire finalistico, cioè l'universo ha un fine, ve l'ho già detto prima, ve lo ribadisco. Tutto ciò che accade nell'universo accade per uno scopo e questo scopo rimanda direttamente a Dio. Quindi nell'universo non c'è il caso, nulla accade per caso, c'è una direzione ben precisa, che va verso Dio. Si parla appunto di finalismo e vedremo che le religioni occidentali riprenderanno molto questa visione. Vi ho parlato in tutta questa lezione di Dio al singolare, quasi che sembrasse che Aristotele sia un monoteista, cioè uno che crede che esista un solo Dio. E in realtà il discorso è un pochino più complesso, perché effettivamente Aristotele parla di Dio al singolare, ma rende chiaro nel suo discorso che il Dio a cui si riferisce è il Dio del primo cielo. Perché nell'astronomia del tempo, ne parleremo a breve, si pensava che l'universo fosse formato da più cieli, cioè sfere concentriche. Ora, il Dio del primo cielo è il motore immobile della Terra, insomma del primo cielo, ma tutto lascia supporre che Aristotele pensasse che ogni cielo avesse un diverso Dio, quindi che esistessero decine di dei, ognuno responsabile del suo cielo. Ora, questo vorrebbe dire che siamo di fronte a un politeismo, non a un monoteismo. Ed effettivamente Aristotele, insomma, era, come da buon greco, come tutti i greci del tempo, un politeista, non un monoteista. Però, attenzione, il fatto che lui abbia spesso parlato di Dio al singolare, riferendosi solo al primo di questi dei, ha fatto sì che poi nel Medioevo, in età cristiana, i filosofi abbiano ripreso tutta questa dottrina di Aristotele adattandola abbastanza facilmente al cristianesimo, perché la si adatta in maniera semplice, perché basta togliere dal ballo gli altri dei, che tanto di cui Aristotele parla molto poco, tenere in piedi il discorso principale e il discorso può reggere per il cristiano. Certo, poi bisogna modificare anche il discorso del Dio che non ama, il Dio cristiano ama, il Dio che non crea con le sue mani, il Dio cristiano crea. C'è qualche differenza ovviamente, però diciamo, l'impianto generale può essere ripreso e questo verrà effettivamente fatto nel Medioevo. Vedremo che poi nel Rinascimento, ma questo ne parleremo l'anno prossimo, nel Rinascimento gli aristotelici rinascimentali torneranno a studiare il vero Aristotele, quello originale, e si accorgeranno che il vero Aristotele non era un monoteista come a volte i commentatori medievali l'hanno fatto passare, ma piuttosto un politeista, ma questa è una storia che faremo a suo tempo. Per il momento ricordate questo di Aristotele, ok? Il discorso sulla metafisica di Aristotele si conclude qui, si conclude con Dio che appunto è il punto d'arrivo, vi ho detto, il tassello più importante del nostro puzzle. Finiamo questa parte importante di Aristotele che fa il paio con la logica. Il nucleo più fondamentale, più grosso, più difficile anche della filosofia aristotelica l'abbiamo concluso. Nelle prossime lezioni parleremo della fisica, della psicologia, dell'etica, parleremo di altri ambiti della riflessione aristotelica, però
che però sono in genere più abbordabili, più semplici da capire e andremo via anche un pochino più veloci, non meno importanti, perché la fisica aristotelica è stata la fisica di riferimento per 2000 anni, e l'etica idem, però insomma andremo via più veloci perché sono un po' più facili da comprendere. Spero che comunque che queste lezioni sulla logica e sulla metafisica siano state abbastanza chiare. Chiaramente voi riascoltatevi il video con calma, consultate anche il vostro libro di testo che avete comprato per un motivo e poi se ci sono dubbi e perplessità sapete come contattarmi e dove trovarmi. Ci vediamo la prossima volta con nuove esaltanti avventure, stavolta nel campo della fisica e della scienza, però sempre dal punto di vista filosofico e per il momento vi auguro buono studio e alla prossima.